Amici di Orecanews.it e Oreca TV, bentornati. Oggi torna Oreca Focus, il nostro periodico in video nel quale in soli 10, massimo 15 minuti andiamo a discutere con uno dei protagonisti del settore del tema del giorno. Oggi abbiamo con noi Riccardo Caravita, il brand manager di Cibus presso Fiere di Parma. Buongiorno Riccardo e bentornato. Buongiorno Fabio, a te e a tutti i tuoi ascoltatori. E allora, Cibus ormai domani inizia, siamo in diretta e questa è una cosa che va sottolineata. Domani inizia Cibus Connect, che cosa ci porterà quindi questa manifestazione targata 2023? Ma allora, noi ci siamo lasciati con te proprio un anno fa, al Cibus del 2022. Tante cose sono successe, un dato assolutamente positivo riguarda il settore agroalimentare, quello per cui ovviamente Cibus rappresenta la manifestazione più importante in Italia. Posso dirti che il comparto agroalimentare italiano è ancora primo quest'anno come numero di addetti, è primo come valore dell'indotto generato ed è secondo come dimensioni al settore metalmeccanico. Rappresenta oggi circa 180 miliardi ed è sostanzialmente costituisce il 10% del PIL. Un settore che durante la pandemia, come sai, è stato assolutamente resiliente, non ha certo fatto mancare il prodotto sulle proprie tavole. Un settore che ha continuato a crescere anche nell'ultimo anno in più 1,2% rispetto a una media industriale dello 0,5%. Un settore che ha trovato poi nelle esportazioni il vero valore aggiunto. Un dato che secondo me è importantissimo: negli ultimi 20 anni le esportazioni del settore agroalimentare sono aumentate del 300%. L'anno scorso il comparto ha chiuso con un quasi 54 miliardi di esportazioni e ha in maniera ambiziosa l'obiettivo di arrivare ai 60 quest'anno. Tutto questo per dirti che il settore trova in Cibus uno dei suoi momenti più attesi, perché qui non abbiamo solamente business tra l'industria e la distribuzione italiana estera, ma abbiamo anche momenti di confronto in cui proprio il mondo politico, quindi istituzionale, si incontra e discute sia col mondo della grande distribuzione sia con il mondo dell'industria. Tornando al Connect, inauguriamo domani. Tu sai che il Cibus Connect è il format smart shirt di Cibus, che è giunto ormai alla sua terza edizione e che svolgiamo negli anni dispari. Parliamo comunque di un evento business oriented. Due giorni di incontri, 20.000 sono le persone attese, 1.300 sono i buyer che portiamo insieme alla splendida collaborazione con agenzia ICE, provenienti da oltre 90 paesi, circa 500 sono gli espositori presenti in fiera che rappresentano un migliaio di brand. Venendo ai temi, quest'anno noi ci siamo soffermati soprattutto su due tematiche secondo me molto importanti. La prima, che verrà proprio citata nel convegno inaugurale, in cui Nielsen farà un'importantissima ricerca andando a porre l'attenzione sui consumi e sulle nuove strategie di spesa che vedranno ovviamente andranno sostanzialmente a relazionarsi con quello che è lo spettro dell'inflazione, perché poi il vero tema oggi è soprattutto questo. Quindi ok l'aumento dei costi delle materie prime, che poi ovviamente rispecchia a valle sull'aumento dei costi al consumatore, quindi quali strategie si andranno ad adottare. L'altro tema riguarda invece quello dell'abilità dell'industria alimentare e ovviamente di tutta la filiera di poter realizzare e proporre prodotti che siano sempre più innovativi
e tailor made che siano poi in grado soprattutto di incrociare una domanda premium proveniente sia dal mercato domestico che da quello estero. Quindi questi sono i due macro temi. Ti rubo 2 minuti poi per introdurre brevemente quelli che sono le novità e i progetti speciali di quest'anno. Allora, i focus sono su 4 nuove categorie che quest'anno andiamo a inserire all'interno del Cibus. Sempre più i nostri buyer internazionali chiedono in una fiera orizzontale generalista come Cibus di poter incontrare il meglio del Made in Italy, inteso non solo come prodotto ma anche come categorie. Per cui insomma ci siamo resi conto che era importante poter mostrare al proprietario di una catena di ristorazione che vuole per esempio comprare un prodotto gelato o pasticceria da inserire nel file pasto della propria catena di ristoranti. Quindi andremo quest'anno per la prima volta a inserire un'area legata al mondo del gelato e del pastry. Quest'area viene sviluppata insieme alla leader di settore dei produttori di macchinari e di tecnologie che è Carpisani, con una bellissima armonizzazione di Franco Costa, Gruppo Costa, come sai, uno dei leader nella realizzazione di bar e ristoranti in tutto il mondo. Affianchiamo poi a quest'area sul gelato e sulla pasticceria un'area legata al fruit and vegetable, per cui il fatto di poter portare nella nostra fiera anche tutto il mondo del fresco e freschissimo. La sviluppiamo anche qui con l'Italian Fruit Village e il consorzio Damus. Sviluppiamo poi insieme a un partner locale un'area sul tema del plant-based, quindi tutti i prodotti a base vegetale, e abbiamo poi lanciato un'altra area che secondo me segue uno dei trend più attuali oggi, che riguarda il mondo dell'integrazione alimentare e quindi tutto quello che sono i prodotti proteici. Anche qui Cibus Endurance, così l'abbiamo chiamata, è sviluppata insieme a Endu, una piattaforma digitale per il mondo professionale dello sport, ma anche per il mondo amatoriale, dove abbiamo riunito tantissimi leader di settore sul settore proteico, dove avremo un bellissimo palinsesto di eventi, dove avremo category buyer che parlano, avremo testimonial, quindi grandi atleti dello sport che raccontano le loro best practice, avremo poi anche il mondo della medicina sportiva e il mondo dell'università che insomma si relaziona sul tema. Un'area come ormai di consueto sul settore Horeca, sviluppata insieme al partner Dolce Italia. Per cui insomma questi sono i 5 focus espositivi. Sui progetti speciali a cui tengo particolarmente, avremo sempre un'area legata al mondo del food saving. Per il quinto anno collaboriamo con il Banco Alimentare, per cui tutti i prodotti che vengono lasciati dagli espositori in fiera verranno ridistribuiti sul territorio alle persone più bisognose. L'anno scorso abbiamo raccolto orgogliosamente con Banca Alimentare 19 tonnellate di prodotti che ci hanno permesso di distribuire oltre 38.000 paste alle persone più bisognose, ma soprattutto che ci hanno anche permesso di risparmiare 27 tonnellate di CO2. Un'area molto seguita dai buyer internazionali sulle start-up, abbiamo oltre 40 start-up che verranno a proporre le loro novità in fiera, e quest'area è sviluppata con il nostro azionista Crédit Agricole sul progetto Le Village. Un'area riservata alle innovazioni di prodotto, saranno oltre 100 quelle esposte, selezionate tra circa 500 novità esclusive del 2023 che presentano i nostri espositori. Un'area sul fuorisalone in città, in cui andiamo a per la seconda volta a premiare, grazie allo sponsor Rinox, la mostra di fotografia dal tema Save the Food. E infine un progetto ormai diciamo consolidato per i nostri buyer, il Cibus Destination on Site, per cui portiamo i buyer a visitare percorsi tematici guidati all'interno della fiera, e anche on the road, dove ci sono dei tour in cui i buyer possono visitare tramite esperienze immersive i distretti produttivi. Ti ho rubato 9 minuti, ma ho sintetizzato quella che può essere questa 2 giorni di fiera, ecco. Insomma, per essere una 2 giorni non occorrerebbe davvero andare
a clonarsi per seguire tutti gli eventi nelle varie aree, un Cibus che cresce ulteriormente. E qui diciamo che io facciamolo una piccola parentesi dedicata all'operazione di cui abbiamo parlato noi su orecanews.it, ma anche tanti altri colleghi, altre testate, quella dell'integrazione con Fiera Milano, con Tutto Food, di cui assumete la proprietà del marchio. Sì, corretto, diciamo che dopo anni in cui i due eventi Cibus e Tutto Food sono stati competitor, finalmente è stato siglato un accordo che è strategico per il paese e che unisce due grandi player, Fiere Parma e Fiere Milano, in un'operazione che unite poi le porta a poter concorrere sul mercato fioristico internazionale. Operazione molto semplice: il ramo d'azienda Tutto Food viene ceduto a Fiere di Parma, Fiere di Milano entra con una quota minoritaria nel capitale sociale Fiere Parma, quindi un'operazione win-win per entrambe, che andrà a configurare quindi Fiere Parma come il primo organizzatore di fiere alimentari in Italia, e vedrà da una parte il controllo di Cibus, che sarà sempre più la fiera del Made in Italy, la fiera delle DOP, delle IGP, la fiera del terroir, la fiera della Food Valley, per cui la fiera in cui esporranno solamente i brand targati Made in Italy. Per vocazione Milano e Tutto Food sarà, per la sua ubicazione logistica, per le sue facility, per il suo quartiere, per ovviamente l'alta velocità, gli aeroporti e il quartiere, sarà il posto ideale per andare a sviluppare il più importante evento fieristico sul tema food, andando finalmente a poter concorrere alla pari con i nostri competitor, sia le Anuga. Quindi una bellissima operazione di sistema, richiesta da tutti gli stakeholder di settore, voluta fortemente da noi, dal Ministero, da ICE, dalle governance di Fiere Parma e Fiere Milano, che hanno fatto un lavoro in questi due anni ottimo, e che spero potrà portare già dalla prossima edizione di Tutto Food i primi frutti in termini di numeriche e maggiore business per tutte le aziende italiane ed estere che potranno partecipare. E infine diamo un po' di spazio a questa integrazione che è iniziata due edizioni fa con il settore Horeca sempre più presente in Cibus. Sì, allora Cibus per vocazione è sempre stata una fiera orientata al mondo del retail e della grande distribuzione. I consumi anche nell'epoca post-Covid si sono lentamente migrati verso il settore fuori casa, per cui era indispensabile che anche Cibus iniziasse a portare ai propri espositori non solo un parterre di riguardo sul tema buyer grande distribuzione, ma anche tutte le opportunità di consumo che il settore food service e Horeca offre. Quindi il nostro focus si è nettamente spostato negli ultimi anni su questo settore. Settore Horeca non solo italiano ma anche estero, partendo ovviamente dai paesi limitrofi ai nostri confini, quindi geografie focus che coincidono poi con le esportazioni dei nostri prodotti made in Italy, quindi Germania, Francia, UK. Grande attenzione però anche a tutto il mondo della Svizzera, dell'Austria e della Spagna, e poi anche un'importante attenzione a tutta la parte orientale, Oltralpe, con cui vediamo che insomma anche il tema logistico è molto semplice. Sono stato da poco per esempio in Polonia, e parlando con alcuni ristoratori mi dicevano: io faccio l'ordine al mattino e a volte già la sera abbiamo il corriere che ci riesce a consegnare la merce, quindi ormai in 24 ore si riesce ad avere anche un prodotto fresco che dalla fabbrica arriva direttamente sulle tavole dei ristoranti.
Avremo proprio un'area, poi Horeca de Hub, come ti dicevo, sviluppata con il nostro partner Dolci Italia. All'interno di quest'area, quest'anno, insieme all'architetto Simone Micheli, abbiamo ricreato un layout innovativo di un ristorante del futuro, diciamo, dove sarà possibile non solo incontrare le aziende, ma vivere anche un'esperienza immersiva in quella che è un'atmosfera nuova e innovativa. Per cui, insomma, il canale viene presidiato da noi in maniera verticale. Cerchiamo ogni anno di introdurre nuove opportunità per avvicinarci anche a un bacino di utenze, sia lato domanda che lato offerta, che possa portare in fiera nuovi espositori, ma anche nuovi compratori. Che dirti, Riccardo, grazie per la collaborazione. Non ci resta che attendere queste 24 ore per assistere poi a tutti gli eventi compresi all'interno di Cibus Connect, e noi avremo modo di parlarne ovviamente su orecanews.it. Riccardo, grazie. Grazie a te, Fabio, e aspetto tutti domani, mercoledì 29 marzo e giovedì 30 marzo, alle Fiere di Parma per un grande Cibus Connect. E poi nuovamente all'appuntamento tradizionale in presenza con il Fiere di Parma e naturalmente Cibus 2024 tra un anno, dove sono certo ci saranno ancora altre novità rispetto a quelle che hai presentato oggi. Appuntamento dunque a domani. Grazie Riccardo, amici, per il momento è tutto per Horeca Focus, che torna la prossima settimana con un nuovo protagonista e un nuovo tema di cui parlare.